Ciao ragazzi, io sono il dottor Andrea Del Fattore e lavoro nei laboratori di ricerca dell'ospedale Bambino Gesù. In laboratorio studio lo scheletro e le ossa che lo compongono e per questo mi chiamano il dottor Osso. Fermi tutti ragazzi, lui è un impostore, sono io il vero dottor Osso. Ah sì? Allora se sei tu il vero dottor Osso, dimmi, a cosa serve lo scheletro? Semplice. Lo scheletro, insieme ai nostri muscoli, sostiene il nostro corpo, ci tiene dritti e ci permette di muoverci. Tu sai dirmi altre funzioni dello scheletro? Certo che sì! Lo scheletro ha una funzione di protezione dei nostri organi vitali. Considerate ad esempio, ragazzi, le ossa della testa che sono incastrate tra di loro a formare quasi un casco per proteggere il nostro cervello. Oppure le costole della gabbia toracica, che sono messe come le sbarre di una gabbia per proteggere il cuore e i polmoni. Invece tu, sai dirmi le ultime novità scientifiche sulle ossa? Ovvio che sì! I ricercatori come me hanno scoperto che la nostra capacità di imparare e la memoria dipendono anche dallo scheletro. Perciò ragazzi, se per caso prenderete un brutto voto ai compiti o alle interrogazioni, potrete dare tutta la colpa allo scheletro. Non esageriamo ora, proprio tutta la colpa no, però mi piace amico, sei furbo. Allora aiutami a far comprendere ai ragazzi alcune caratteristiche importanti del nostro scheletro. Ragazzi, dovete sapere che lo scheletro durante tutta la nostra vita si forma e si distrugge. Sembra sempre lo stesso, ma in realtà al suo interno cambia. Infatti abbiamo delle cellule che sono definite osteoclasti, che riassorbono e distruggono il nostro scheletro, che sono come delle cellule ruspe che formano dei solchi sul nostro osso. Poi abbiamo delle cellule che sono definite osteoblasti, invece che formano in continuazione il nuovo osso, sono come dei muratori. Perciò questa attività di riassorbimento e di formazione deve essere perfettamente bilanciata per mantenere sano il nostro scheletro. Però, dottor Osso, devo dire che sei abbastanza preparato. C'è una cosa che non hai detto, e cioè che nella vita di una persona lo scheletro si rinnova più o meno 7 volte. E la cosa bella è che noi nemmeno ce ne accorgiamo. Verissimo, amico mio. Adesso vorrei fare un piccolo esperimento per far capire ai ragazzi come funzionano le cellule ruspe, definite osteoclasti, nel riassorbire lo scheletro. Quindi, se sei d'accordo, li porto con me in laboratorio. E va bene. Ragazzi, seguitelo e rifate a casa questo piccolo esperimento. Vi lascio in buona compagnia, ma alla fine voglio vedere il risultato. Ciao ragazzi, è stato bello conoscervi. Grazie. Allora adesso andiamo in laboratorio a fare il nostro piccolo esperimento. Seguitemi ragazzi. Per fare il nostro esperimento serve un uovo crudo, un bicchiere o un contenitore e dell'aceto bianco. In questo esperimento l'uovo è il nostro tessuto osseo. Sentite com'è duro il guscio dell'uovo? Questo è perché è costituito principalmente da calcio e il calcio è anche l'elemento chimico che compone le nostre ossa. Quindi possiamo dire che il nostro scheletro e il guscio dell'uovo in qualche modo si somigliano. L'aceto invece è come gli osteoclasti, le cellule ruspe che distruggono l'osso. Infatti gli osteoclasti, per poter demolire il tessuto osseo, creano un ambiente acido, un po' come l'aceto. Quindi adesso versiamo l'aceto dentro il contenitore. Poi mettiamo l'uovo. Fate attenzione! L'uovo deve stare comodo dentro il contenitore, non troppo stretto, mi raccomando. Se non succede niente, non preoccupatevi, è normale. L'aceto, infatti, come gli osteoclasti, agisce lentamente. Dovete considerare che gli osteoclasti, per svolgere il loro compito all'interno delle nostre ossa, impiegano settimane. Ma per fortuna, per noi, non ci vorrà così tanto tempo. Ok ragazzi, adesso lasciamo l'uovo dentro il contenitore con l'aceto. Copriamo il tutto con un panno e lasciamolo stare per un giorno intero e controlliamolo ogni tanto. Dopo un giorno, ragazzi, provate a toccare l'uovo molto delicatamente però. Sentirete che è molto più morbido. Questo perché l'aceto ha disciolto il guscio dell'uovo. L'uovo è diventato quasi nudo, quasi trasparente. Infatti, riusciamo
a vedere il tuorlo giallo al suo interno. Attenzione ragazzi a non stringerlo troppo forte, altrimenti farete una frittata. Col nostro esperimento abbiamo imparato che il nostro scheletro cambia in continuazione. Questo grazie a delle cellule che sono gli osteoclasti che lo distruggono e poi per fortuna abbiamo delle cellule, gli osteoblasti, che lo formano in continuazione. Adesso ragazzi è arrivato il momento per noi per salutarci. Io devo tornare al mio lavoro perché ho ancora tante altre cose importanti da scoprire sul tessuto osseo. Spero però di vedervi il prossimo anno qui nei laboratori per farvi vedere altre cose interessanti sul nostro corpo umano. Ciao ragazzi!